Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale della sera. Beh, e questo è un telegiornale diverso perché chiaramente oggi è una giornata elettorale, una giornata importante per Torino, anche per altri centri del Piemonte, è una giornata in cui si decideva chi sarà il prossimo primo cittadino. E allora lo possiamo vedere dalla grafica. Il primo cittadino di Torino, il nuovo sindaco, è Stefano Lorusso, 59,23% contro Paolo da Milano che si è fermato al 40,77, 919 seggi su 919 scrutinati, quindi questo possiamo dire che è il risultato definitivo. Poi a volte si fa un ricalcolo di alcuni pezzi di sezione o comunque e si fa alcuni micro calcoli, però insomma questo è il risultato che appare ormai in modo ufficiale. Quindi Stefano Lorusso è il nuovo sindaco di Torino. Il centro-sinistra ritorna a governare la città dopo una parentesi del Movimento 5 Stelle con Chiara Appendino. Un risultato politico importante perché va ad associarsi a quello di Roma, anche lì dove ha vinto il centro-sinistra, lì è stato superato anche il muro, la soglia del 60%. Le due principali città quindi, in cui si andava al ballottaggio sono state quindi ottenute dal centro-sinistra e ci sono molte riflessioni che vengono fatte in queste ore anche dai principali leader politici nazionali. Indubbiamente è un dato importante anche per i programmi politici delle varie forze coinvolte anche nel governo o all'opposizione, però adesso andiamo un po' per ordine. E allora come piemontesi, come torinesi, per prima cosa seguiamo il primo commento che è arrivato da Stefano Lorusso subito dopo la vittoria, perché è stato un pomeriggio intenso. Stefano Lorusso ha aspettato i risultati, non dico definitivi, ma quando, insomma, che ci fosse una certa sicurezza, anche per prudenza, anche un po' di scaramanzia. Quando poi i risultati erano evidenti e la forbice tra i due contendenti era molto ampia, a quel punto è uscito ed è arrivato nella sua sede elettorale, dove ha fatto una breve conferenza stampa, ha risposto, devo dire, a tutti i colleghi giornalisti presenti. Allora sentiamo le sue prime parole, che sono sostanzialmente le prime parole da sindaco di Torino. Allora, grazie, non nego un po' di emozione, e grazie davvero a tutte e a tutti voi. Questa vittoria la dedico a una persona che ha rappresentato per me davvero un maestro, un padre, un amico, una guida, che è Donaldo Rabino, che vorrei tanto fosse qui oggi con noi a festeggiare. Sono sicuro che da lassù, come dire, ci guarda ed è contento per noi e con noi. Voglio ringraziare innanzitutto il mio staff, uno staff che abbiamo creato in poco tempo, amalgamando persone molto diverse tra di loro e che ha saputo interpretare perfettamente quello che era lo spirito della nostra campagna, una campagna che puntava a tornare ad essere per le strade, tornare ad essere interlocutrice della città e soprattutto una campagna che consentisse davvero di rappresentare anche un centro-sinistra diverso, capace di mettersi in ascolto. Allora io voglio ringraziare davvero le persone che mi hanno aiutato in queste lunghe settimane, in questi mesi, Mara Milanesio, che ha coordinato tutta l'attività logistica della sede e dei volontari, Malvina Brandais e Chiara Fullone, che instancabili hanno girato la città allestendo la nostra sede, le nostre attività, Antonella Massia, che ha coordinato tutta la meravigliosa campagna di comunicazione che abbiamo fatto, Sergio Fessia, amico instancabile che mi accompagna da tanti anni e che è stato per me davvero un prezioso amico, e poi Ivan Notarangelo, che è il mio portavoce, che mi ha accompagnato, è stato la mia voce in queste settimane, e poi due persone veramente speciali che vorrei qui, Daniele e Valentina, se ci siete. Grazie di esserci, che hanno coordinato tutta la mia campagna elettorale, sono state punto di riferimento importante e hanno saputo interpretare perfettamente quello che era lo spirito del nostro progetto politico. E davvero il ringraziamento a chi ha coordinato tutta questa che
alcuni definiscono una campagna storica e non è per me, ma è per voi due. Quindi io, per chi c'è, se ci facciamo un applauso a Daniele e Valentina. Grazie. Un ringraziamento speciale lo devo a tre persone che sono state per me preziose, sostenitori, amici, mi hanno accompagnato, mi hanno dato i loro consigli, sono state davvero in qualche modo una presenza costante. Queste persone sono Valentino Castellani, Sergio Chiamparino e Piero Fassino, che io ringrazio. Vi prenderò modello pur nella vostra diversità, pur nella specificità delle vostre caratteristiche, pur nella specificità delle azioni di governo che voi avete sviluppato in una Torino che era sempre diversa negli ambiti degli anni del vostro governo, ma sappiate che vi prenderò a modello davvero per la vostra capacità di essere persone per bene, capaci, competenti, oneste e soprattutto per il bene che avete fatto alla nostra città. Io oggi mi sento davvero di dirvi grazie a nome di tutti i torinesi che hanno avuto l'opportunità di avervi come sindaco. Spero di essere all'altezza del vostro mandato. Un pensiero lo devo anche al mio segretario, Mimmo Carretta, che è stato non solo un prezioso amico e un punto di riferimento in questi anni, ma è stato capace, soprattutto nei momenti più difficili di questi lunghi mesi, di tenere la barra dritta. E io questo glielo devo, ti dico grazie Mimmo, perché davvero, a differenza di tanti altri, ti sei dimostrato un grande dirigente politico, oltre che una persona per bene e un vero amico. Grazie davvero a Mimmo. Il risultato è oggettivamente oltre le nostre aspettative. Abbiamo avuto un esito importante che ci rende responsabili, ci responsabilizza molto. Abbiamo davvero da dire grazie alle torinesi e ai torinesi che ci hanno dato fiducia, ma come ho avuto modo di dire, io ringrazio loro, ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, ringrazio le centinaia di volontari che qui si sono alternate in questa lunga campagna elettorale, che sono state la mia voce, la mia faccia nei quartieri, nei banchetti, in tutto quello che è stato la grande movimentazione del centro-sinistra. Queste le parole di Lo Russo, nuovo sindaco di Torino. Avete visto, possiamo tornare ancora sulla grafica per far vedere nuovamente la percentuale, 59,23, 40,77 Paolo De Milano. Lo Russo quindi ha voluto innanzitutto ringraziare il suo staff per questo risultato, indubbiamente un risultato importante che è un po' il coronamento probabilmente anche del suo percorso politico. Glielo chiederemo quando l'avremo ospite per la prima volta, però sicuramente ha fatto un percorso politico importante. E già prima l'opposizione, una fiera opposizione con Chiara Appendino, poi ci sono state le primarie, che noi qui a GRP ricordiamo bene perché siamo stati l'unica televisione a ospitare il confronto tra i candidati alle primarie. Poi c'è solamente stata la campagna elettorale, abbiamo sentito tutti e due i candidati e poi dopo il primo turno un risultato comunque importante, perché lui era arrivato al 43,86 contro il 38,90, ma sicuramente col 43,86 in una città da quasi 1 milione di abitanti non si diventa sindaci, ma si passa attraverso il ballottaggio e allora appunto ecco questo ballottaggio, il faccia a faccia su GRP giovedì scorso, e il ballottaggio ha portato quindi al risultato 59,23 contro 40,77. Con noi c'è anche Sara Schiero in questa versione un po' strana del nostro telegiornale, un po' speciale anche se siamo nei nostri orari più che consueti, e Sara quindi per commentare insieme a noi appunto questi risultati, ma anche per vedere l'affluenza, perché è un tema importante ed è un tema che verrà riportato costantemente e abbiamo già visto viene riportato costantemente anche dalla politica nazionale. Già c'è un po' di polemica da parte della Lega proprio su questo punto. Sentiamo. Sì, esatto. Allora, a questa tornata si è registrata un'affluenza ancora minore rispetto alla prima tornata, quella che è stata del 48,08 nel primo turno. A questo turno si è registrato il 42,14%. È stata nuovamente una
Sì, ecco. Affluenza decisamente Sì, bassa. ecco, un'affluenza talmente bassa che era già sentito, si era già più o meno capito, addirittura alle ore 12 di ieri, perché quando c'è stata la prima rilevazione, si è notato che per Torino era l'affluenza più bassa negli ultimi 20 anni in tutte le elezioni, quindi capite che era indubbiamente già, sì, insomma, era già una cosa abbastanza scritta. Già nella prima tornata la percentuale era stata bassa, di voti, di partecipanti al voto. Di solito il secondo turno è ancora più basso, e effettivamente anche così è stato in questo caso. Questo aspetto sull'affluenza è diventato un po' anche uno dei motivi per cui c'è un po' di critica all'interno del centrodestra, appunto, perché si dice, insomma, che beh, la Meloni ha commentato, Giorgio Meloni per Fratelli d'Italia ha commentato: centrodestra esce sconfitto alle amministrative, non riusciamo a strappare al centrosinistra le grandi città, ma non possiamo parlare di debacle. Debacle è del Movimento 5 Stelle, il PD sta festeggiando sulle spoglie degli alleati, grillini, ha detto Giorgio Belloni commentando i risultati, mentre invece Salvini appunto fa riferimento proprio a questo aspetto della bassa affluenza. Lui dice: passiamo da 8 a 10, al momento il centrodestra ha comunque più sindaci rispetto a 15 giorni fa, e poi dice rispetto all'affluenza, dice: se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito ma per l'intera democrazia. Quindi il riferimento chiaramente a questi dati molto molto bassi. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, per entrare in studio per sentire gli altri commenti. Sentiremo il commento di Da Milano, sentiremo il breve commento di Chiara Appendino, e poi inizieremo con il nostro collegamento, perché abbiamo i colleghi nella sede di Lo Russo. A tra poco. Monitor News, seconda parte della nostra informazione in un lungo pomeriggio elettorale. Subito la linea al comitato elettorale di Lo Russo, dove c'è del nuovo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dove c'è Irene Carretta e Stefano Monteriso. Sentiamo le parole di Lo Russo. Sì. Grazie davvero per quello che avete fatto per il centro-sinistra, per la città. Non l'abbiamo fatto per una persona, non l'abbiamo fatto per noi stessi, l'abbiamo fatto per questa città che amiamo e alla quale dedicheremo tutte le nostre energie, tutta la nostra passione e tutto quello che possiamo dare. Io sono convinto che se lo faremo con questo spirito andremo davvero lontano e questa città potrà davvero tornare a ripartire grande, forte e unita. Grazie a tutti davvero. No, 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 Questa è simbolica, poi ne abbiamo per tutti, quindi fuori, poi possiamo brindare davvero. Essendo ecologico lo metto in testa. Ecco il festeggiamento, Stefano Lo Russo. Che brinda. Una piazza gremita. Tu mi senti? Sì. Grande entusiasmo, mi sembra, comprensibilmente. Grandissimo entusiasmo, come vedi, una piazza gremitissima. Si Bene. canta Bella Ciao adesso. E questo, insomma, come da tradizione di una cultura, insomma, come la tradizione per il centro-sinistra, comprensibilmente. E chi è che c'è lì in piazza, Roberto? Che sensazione hai? Ci sono tanti cittadini, tantissimi cittadini, comuni che hanno voluto esserci. Scusa, intanto io devo cominciare anche a fare un po' di pista per mantenerti il video. Certo. Però sì, veramente una manifestazione spontanea, spontanea e anche un po' inaspettata, devo dirti, perché doveva esserci al comitato, invece l'hanno fermato qua fuori. E guardate che piazza. Ma perché Guarda. qui siamo fuori dalla sede, giusto? Per capire anche per gli amici che non sono di Torino e non.
siamo nella piazza pedonale di Corso Lione 85, dietro la piazza c'è, dietro Corso Lione c'è questa piazza, vedete, guardate, certo, quante persone, certo. E lì in alto ci sono degli specie di spalti, ma che cosa sono? Non credo che abbiano allestito già degli spalti, ecco. Questa piazza pedonale ha questa specie di arena che è stata vuota tutto il giorno, si è riempita naturalmente adesso, senza organizzazione e nulla, è tutto spontaneo, tutto molto spontaneo, a sorpresa. Adesso vediamo che cosa fa. Si berrà un bicchiere almeno, insomma, già. Speriamo. Non ti chiedo che vino è, ma spero che fosse piemontese, ma facciamo finta di non saperlo. Perché... non lo so, adesso indago. No, va bene, non mi sembra la notizia della giornata, ecco, però. Ha tolto il tappo, l'ha messo in tasca, ha detto, sono un sindaco che crede all'ecologia, e quindi... Va bene, adesso starà qui. Senti, sarebbe anche interessante se ti capita sentire qualche voce anche della gente che dicevi, se riesci, naturalmente so che si fa spintoni, però qualche vox populi, come lo chiamiamo noi in gergo, non sarebbe male, no? Sentire un po' che cosa dicono con questo entusiasmo, insomma, che comunque mi sembra un entusiasmo molto sabaudo anche in questo caso. Sì, però guarda, cioè io faccio una piccola carrellata. No, di gente ce n'è, come? Guarda, certo. Vedo anche pedonale vuota, fino a poco tempo fa si è riempita naturalmente, senza appuntamento. Un po' di foto, un po' di selfie anche. Beh, adesso chiaramente sì, ho perso la mia posizione di privilegio, anzi guarda, l'ho recuperata. Ma viene da solo di te forse. Bene. Allora vediamo, ma sì, magari anche chi ha fatto una foto, non lo so, insomma, la sentire. Quindi, arrivo. Sì, fai Roberto, so bene qual è la situazione in questi casi, l'abbiamo vissuta, quindi... Ma com'è la bottiglia in mano lei? Ma me l'hanno dato, devo distribuire. Ah, distribuire? Sì. Ah, ok. Bene. Signora, contenta di questa elezione? Com'è? Sei contenta di questa elezione? Abbiamo lottato. Grazie mille. Hanno lottato queste persone. Che gioia. Ciao. Intanto ricordo a chi è in ascolto, questo è il Teggiare GRP e stiamo, ecco. Io sono contento ovviamente dell'affetto di tutti quelli che si sono mobilitati, e una grande responsabilità oggi. La gente è venuta in piazza per salutare il nuovo sindaco di Torino. Davvero, da quella disaffezione di cui parlavamo, non si vede in questa piazza. No? A me sembra che ci sia una piazza fatta da donne e uomini che hanno a cuore la città, si sono mobilitati per un progetto politico. Un progetto politico ha avuto la fiducia dei torinesi, adesso davvero si può partire col piede giusto. Stefano, abbiamo strappato qualche dichiarazione. Ho sentito benissimo, grazie. Roberto, insomma, è bello far vedere anche in piena diretta, come appunto possiamo far vedere questo momento di entusiasmo non istituzionale, non organizzato, quindi in realtà non sono neanche molte le telecamere presenti, vero Roberto? No, esatto. Guarda, è arrivato qualcosa qua adesso, paro, ma c'eravamo noi di GRP Televisione. Infatti, vediamo anche il nostro microfono che si fa vedere. Roberto, ma alla fine, insomma, concludendo un po' questi nostri lunghi collegamenti, tanto possiamo lasciare le immagini, ma tu che idea ti sei fatto? Visto che, insomma, che tu sei un collega che ha già vissuto molte elezioni, insomma, che idea ti sei fatto? Mi sono fatto l'idea di una grande rivincita, la quale il centrosinistra teneva e che è riuscita a compiere, perché, insomma, la ferita di 5 anni fa con la vittoria di Appendino ai danni di Fassino era ancora... viva, no? Come si dice? E quindi viene vissuta questa vittoria, secondo me, più di altre volte, quando un po' forse era un po' scontata, no? In passato.
Invece il centro-sinistra si riprende la città con un entusiasmo che non ho visto molte volte, devo essere onesto. Ecco, ecco, quindi insomma da... questi 5 anni ci hanno fatto anche un po' capire che non, niente è scontato. Certo, certo. Beh, di scontato certo che no. E quindi adesso lì la festa continuerà, continuerà durante la serata, si capisce, andrà nella sede elettorale, andrà a mangiare una pizza per conto. Vediamo quanto, quando riuscirà a muoversi, io se vuoi provo a sentire magari qualche persona. Ma sì, adesso, adesso magari Roberto... Ah, prego. Perché l'hai votato? L'hai votato la Russa perché è una persona assolutamente competente, ci fidiamo di lui, pensiamo che Torino in questo momento abbia bisogno di un grandissimo slancio e lui è la persona che può darlo alla città. Quindi ci fidiamo di lui e grazie per a chi l'ha votato ovviamente. Siamo tutti qui. Grazie. Grazie. Bene. Ciao, ciao. Come vedi? Bene, no, bene, direi. Grande entusiasmo. Senti, Stiamo aspettando che le giovani leve possano fare l'autografo. Ah, stiamo cercando di scavalcare un po'. Ecco, in piazza con le figlie, immagino. Una figlia è l'amica della figlia. Esatto, per il nuovo sindaco di Torino. Sì? A volte si dice che le persone siano disaffezionate dalla politica, invece lei... racconta... Cerchiamo di farle crescere con un po' di cultura in questo senso, certo. Qui è soddisfatta? Sì, decisamente sì. Cosa può poi fare vedremo. Per Torino? Lui? Sì. Spero tanto che ci siano dei cambiamenti, che ci siano delle nuove prospettive e che quello che è stato detto si faccia realmente, con qualcosa di concreto. Soprattutto per i giovani. Soprattutto per i giovani. E infatti eccole qua. Grazie. A lei, grazie. Beh, grazie. Come posso pescare senza sapere cosa pesco, ma beh, posso andare avanti. Giusto, questo, abbiamo detto che siamo in diretta, mica una bugia, quindi cioè, insomma, sì. L'avete sostenuto, è sindaco tanto, giusto per questa città. Sì, penso proprio di sì, proprio quello che ci voleva, sì. Speriamo tanto, sì. Abbiamo votato, quindi se siamo qua. Come ha vissuto gli ultimi 5 anni? Male. Non bene. Quindi, cosa deve fare lo Russo per risollevare la città di Torino? Deve lavorare tanto comunque, sì, ci deve lavorare perché adesso la città è un po' a terra, per cui lavorare tanto, sì. E speriamo in lui, ha delle buone proposte, quindi confidiamo. Grazie. E glielo auguriamo anche per noi. Grazie. Prego. Ma qua si inizia a mangiare pere, come vedi. Roberto, non lo so se puoi unirti alla cosa, però comprensibilmente sei lì dall'una circa, dalla sede elettorale, quindi ti ringrazio per il lavoro che stai facendo insieme a Irene. E senti, io adesso vado in pubblicità, poi facciamo sentire le parole di Da Milano, poi magari per l'ultimo blocco, se sei ancora lì, ci salutiamo, facciamo vedere ancora qualche immagine dal posto e poi ci salutiamo concludendo questa diretta e così tiriamo un po' le somme. Cosa dici? Okay. Ci sentiamo tra poco. Grazie Roberto Monteriso, grazie Rene Carretta. Allora, come avete sentito, adesso c'è la pubblicità, poi entriamo in studio perché vogliamo farvi vedere le dichiarazioni, vogliamo farvi ascoltare le dichiarazioni di Da Milano che ha pronunciato quando ormai l'esito delle urne era abbastanza chiaro. Quindi restate con noi, subito dopo Paolo Da Milano. TG Monitor, il telegiornale di GRP, Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino, l'abbiamo seguito in tutta questa pomeriggio elettorale, abbiamo seguito i commenti di chi ha voluto appunto commentare insieme a noi, dalla professoressa Belloati al responsabile del Corriere della Sera di Torino Castelnuovo, ma adesso sentiamo anche i commenti di chi è stato il protagonista, uno dei due protagonisti di questo ballottaggio. Abbiamo sentito quindi Lo Russo, quello che ha detto, abbiamo visto Lo Russo festeggiare davanti al suo comitato elettorale aprendo una bottiglia e incontrando i suoi elettori, anche le persone così come si dice, non necessariamente gli addetti ai lavori, ma le persone che volevano condividere con lui entusiasmo. Adesso però sentiamo quindi il commento a caldo, ma comunque era chiaro in un discorso probabilmente già preparato, di Paolo Da Milano, che è arrivato nel Sala delle Colonne una volta che ormai era chiaro il distacco tra i due. Quando ha parlato lui il rapporto era tra 59-31 per Lo Russo e Da Milano 40-69, più o meno sono rimasti questi numeri. Sentiamo allora le parole di Da Milano. Buonasera a tutti. Beh, allora intanto oggi voglio fare i complimenti a Stefano Lo Russo per una campagna elettorale corretta e sempre all'insegna del dialogo,
e oltre ad augurargli buon lavoro, gli chiedo di prendersi cura di Torino nel momento più complicato della sua storia. In questa strana elezione, 3 torinesi su 5 hanno scelto di non votare per il sindaco. Rappresentano il primo partito di Torino che non ha voce in consiglio comunale. Noi non ci rassegniamo e lavoreremo per coinvolgere a uno tutte le torinesi e i torinesi che si sentono abbandonati dalla politica. Però c'è qualcosa che mi rende molto orgoglioso. Il risultato di Torino bellissima. Siamo partiti come un gruppo di torinesi coraggiosi che volevano cambiare la loro città. E ci siamo ritrovati come seconda forza politica della nostra Torino. Voglio ringraziare gli straordinari compagni di viaggio che ho avuto e che si sono uniti a questo viaggio come gli amici di Progresso Torino. Dopo questo voto le due liste diventeranno un solo progetto che lavorerà per il bene di Torino. Lo faremo con una opposizione costruttiva che non dirà mai di noi progetti ma miglioreranno la città. Ma saremo costantemente attenti perché neanche un euro del PNRR venga sprecato o usato per fare un debito cattivo. Vigileremo perché le periferie abbiano finalmente il posto che meritano nelle strategie della città e che nessuno venga lasciato indietro. Il progetto che abbiamo fatto nascere a Torino in questa corsa elettorale è il risultato di un centro che fatica a trovare rappresentanti nei partiti e non vuole estremismi, ma solo dialogo. Concretezza e progetti. Torino è la città dove cominciano le cose e questa avventura è cominciata. Grazie, buonasera a tutti. Prego. Da Milano 60-40, insomma è una sconfitta netta. Lei come lo spiega questa sconfitta così netta? Ma io credo che la sconfitta netta sia dal fatto che Torino ci sia un partito che, come ho detto, è il partito che non andrà in consiglio ed è il partito che è la maggioranza, perché credo che i dati adesso confermino che il 60% non si è recato alle urne, quindi diciamo che la vera sconfitta è la politica, la vera sconfitta è il fatto che ci sia una città che non ha più voluto lottare, ecco, e quindi questo sarà un impegno da parte di tutti nel cercare di portare questo partito che ha la maggioranza, di portarlo in consiglio con noi e di farlo partecipare a quello che è la ripartenza e lo sviluppo della nostra città. Che cosa è mancata alla sua campagna? No, io non credo che sia mancato nulla, ecco, perché insomma noi facevamo un'analisi anche in questi giorni, abbiamo lanciato un progetto civico e devo dirvi che abbiamo avuto dei risultati ben superiori a quelli che anche noi avremmo potuto lontanamente immaginare, quindi da parte nostra essere il secondo partito della città veramente c'è una grande soddisfazione e anzi colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali ne hanno fatto parte. Non era facile mettersi in gioco, non era facile avere coraggio, la città e il momento lo richiedevano e avere così tanta partecipazione è stato sicuramente molto 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 stimolante, è stato certamente molto gratificante. Sull'astensionismo? Sì, sull'astensionismo l'ho già detto, ecco, purtroppo riscontriamo una città che non ha avuto voglia di lottare, non ha avuto voglia del cambiamento e noi dovremmo essere invece bravi tutti, sia con l'amministrazione, con la nuova amministrazione, sia noi che andremo all'opposizione, nel cercare di portare il partito che è di maggioranza all'interno del Consiglio. Portarlo significa coinvolgerlo e renderlo partecipe, perché questo credo che sia un obiettivo comune, un obiettivo che riguarda tutti noi. Ma io ho praticamente percorso in lungo e in largo le periferie e c'è grande disillusione. È ovvio che la pandemia ha accentuato ancora di più quelle che erano le problematiche e purtroppo quello che mi è stato sempre detto è che troppo spesso si sono fatte delle promesse che poi non si sono mantenute e questo certo è stato la parte più difficile. Noi abbiamo provato a convincerli su quella che era la concretezza del nostro progetto, quanto era alta la nostra determinazione nel riuscire questa volta a sfruttare al meglio tutte le occasioni,
però evidentemente siamo arrivati tardi. Si aspettava di più dalle liste politiche, dai partiti che l'hanno appoggiata, dalle voci? Ma ho visto grande partecipazione dei leader nazionali, anzi li ringrazio per essere venuti, per aver aiutato anche la nostra campagna. Ho visto forse un po' i partiti un po' più pigri qua a livello locale, ecco, ma credo che i risultati in parte lo abbiano anche dimostrato. Va bene? Grazie a tutti, buona serata e buon lavoro. Eccoci ancora insieme. Questo dunque è il commento di Paolo da Milano, avete sentito molto, molto signorile, indubbiamente ha riconosciuto la sconfitta, ha augurato buon lavoro a Lo Russo, ha fatto un'analisi anche attenta, ha ribadito l'importanza della lista a sostegno della sua persona, Torino Bellissima, che ha ottenuto più del 10%, l'11%, un risultato indubbiamente importante, che lo rende, lui dice, secondo partito della città, comunque un risultato molto, molto importante. E adesso però sentiamo una brevissima dichiarazione di Chiara Pendino, quindi sindaco uscente, proprio su queste elezioni, ascoltiamo. Io spero, e sono concentrata su questo, che l'amministrazione nuova possa, ripeto, partire il più velocemente possibile, perché le tempistiche che ci hanno portato a votare a fine anno richiedono una serie di scadenze e in primis abbiamo il PNRR, i fondi PINQUA, i fondi dei REACT che sono già partiti, ma c'è bisogno di un governo politico. Quindi al di là delle questioni, come dire, delle priorità politiche di cui ho parlato molto spesso negli ultimi mesi, oggi è la giornata in cui ci tengo a fare gli auguri di buon lavoro a Stefano Lo Russo e augurare di poter iniziare velocemente la sua attività, perché i dossier sono veramente tanti e sono importanti. Parola di Chiara Pendino, sicuramente c'è molto da fare a Torino. I suoi detrattori dicono c'è molto da fare un po' anche per colpa sua, i suoi sostenitori dicono c'è molto da fare perché c'era tantissime cose da fare, quindi Chiara Pendino si è comportata molto bene, ma ci sono anche tante cose da fare, non lo sappiamo, ma sicuramente aspetta molto lavoro Lo Russo, innanzitutto anche sul discorso dei conti pubblici, che è un tema fondamentale e lo fondamentale per tutte le città italiane. Peraltro in Piemonte ricordiamo il caso di Alessandria, ha fatto scuola, città di provincia, che però è andata in dissesto economico con una situazione veramente molto difficile, che è stata poi recuperata nel corso di anni e anni di totale carestia. Ecco, quindi insomma una riflessione sui conti pubblici degli enti locali è tutta da fare, e per una città come Torino sicuramente sarebbe molto grave non analizzare con attenzione i conti pubblici. Adesso però, diciamo, non c'è soltanto Torino. Chiaramente è la principale città del Piemonte che è andata a ballottaggio ed è una delle principali d'Italia insieme a Roma, ma ci sono state anche delle altre votazioni, quindi Sara Schiero ci fa un riassunto degli altri tre centri che sono andati al voto per il ballottaggio. Sì, esatto, al ballottaggio oltre a Torino sono andati anche il comune di Pinerolo, di Beinasco e di San Mauro. Per quanto riguarda il comune di Pinerolo, è stato rieletto sindaco Luca Salvai, Movimento 5 Stelle. Al ballottaggio ha ottenuto il 62,88% dei voti contro il 37,12% dello sfidante di centrodestra e Pinerolo Bellissima, Giuseppino Berti. L'affluenza anche qui è stata del 40,66% contro il 50,68% del primo turno, anche qui in calo. Per quanto riguarda Beinasco, sarà governata da un sindaco di centrodestra, Daniel Cannati, che al ballottaggio ha ottenuto il 51,83% dei voti, battuto il candidato del Movimento 5 Stelle di Sinistra Popolare, Donato Lombardi. Invece San Mauro avrà una sindaca di centro-sinistra, Giulia Guazzora, con il 58,28% al ballottaggio contro il 41,72% della candidata di centrodestra Paola Antonetto. Ecco, interessante, perché negli altri centri quindi c'è stato un sostanziale pareggio tra le forze coinvolte, addirittura nei ballottaggi delle comunali c'è addirittura una città, come avete sentito, dove ha vinto il Movimento 5 Stelle, cioè Pinerolo, 35.000 abitanti all'imbocco della Valle Chisone, e la strada che porta al collo del Sestriere, e il sindaco uscente Luca Salvai ha ottenuto appunto la conferma sfiorando il 63%. Il Movimento 5 Stelle, come si è detto, però a livello nazionale ha perso invece l'ultima piazza che gli era rimasta in Emilia Romagna, Mariano Gennari, sindaco uscente di Cattolica, è stato sconfitto al ballottaggio. Però a Pinerolo, quindi, questo è un caso che probabilmente verrà osservato con grande attenzione, perché Salvai, appunto 41 anni, ha vinto nettamente il confronto con il candidato di centrodestra, Giuseppino Berti, mentre invece il centrosinistra non era arrivato neanche al voto, appunto.
Quindi insomma, quindi c'è stato tutto questo movimento che l'ha portato comunque alla vittoria. Infatti ha scritto: ringrazio gli elettori del Partito Democratico, del centro-sinistra e della sinistra in generale, ha detto Salvai, perché i risultati dimostrano come mi abbiano accordato la loro fiducia e il loro consenso in maniera schiacciante, un dato di cui dobbiamo tenere conto come quello dell'astensione, perché il 60% di non votanti è un numero preoccupante. Quindi a Pinerolo c'è stata questa vicinanza più o meno ideale tra Movimento 5 Stelle e PD, un po' quello che è successo d'altra parte a Napoli, dove però si era partiti già dal primo turno con questa alleanza. Ora ci dobbiamo subito mettere al lavoro, ha detto Salvai a Pinerolo, trovare 400.000 euro per rifare completamente l'appalto del verde pubblico, perché Pinerolo merita una gestione del verde diversa da quella che c'è stata finora. Coroniamo un sogno, perché 10 anni fa, quando siamo partiti, sembravamo quasi dei pazzi nel voler leggere le dinamiche politiche in una maniera diversa e innovativa, a mettere prima di tutto quanto interesse pubblico. Ora, conferma il sindaco di Pinerolo, ci aspettano 5 anni di duro lavoro. Quindi insomma c'è questo risultato che è indubbiamente piuttosto curioso sullo scacchiere nazionale. Adesso ci fermiamo e poi rientriamo in studio, perché avremo un altro collegamento e poi parleremo ancora di astensionismo. Stefano De Russo è il sindaco di Torino e sentiamo il collegamento subito con Roberto Monteriso, che è lì, sentivamo già le voci in onda. Sì, allora, qua da piazza, che rimane nella storia, no? Piazza Don Franco del Piano, un architetto salesiano, questa festa spontanea. Io mi trovo con Gianna Pentenero, che è venuta insomma a commentare questa festa spontanea per la vittoria di Stefano De Russo, nuovo sindaco di Torino. Sì, questa piazza è stata un po' il simbolo di tutto il percorso della campagna elettorale di Stefano De Russo. Devo dire che il clima di festa, l'atmosfera che si respira questa sera è l'esempio chiaro di come questa squadra, questa grande comunità politica ha lavorato portando le proprie idee, il proprio programma in ogni angolo della città. Lo ha fatto con passione, lo ha fatto soprattutto mettendo da parte tutte quelle che potevano essere le divisioni, anzi ha lavorato sulle divisioni per far sì che questa oggi sia davvero una grande festa, e Stefano De Russo è riuscito a ribaltare un risultato che qualche mese fa qualcuno osava dire inaspettato. Oggi invece abbiamo la certezza e la conferma che quello che noi abbiamo fatto è stato un lavoro davvero importante, e quindi da domani si lavora per la città e si lavora perché quelle pagine che abbiamo scritto di programma possano diventare davvero realtà, ma soprattutto lo strumento con il quale confrontarci con i cittadini. E mi piace poter dire i primi cittadini saranno sicuramente i cittadini delle periferie. Ecco Roberto, il tema delle donne. Abbiamo detto della disaffezione delle persone, abbiamo visto i numeri del voto, però il fatto che si vinca e abbia vinto chi ha fatto della politica, e nella politica ha fatto da gavetta, è un po' un ritorno a un passato, forse perché gli esperimenti degli ultimi anni o il votare un po' di pancia non ha funzionato, è così? Sì, credo sia un elemento importante il fatto che le persone che sono state votate, che sono state riconosciute, così come è stato riconosciuto il lavoro di Stefano De Russo in questi anni in comune, ma è stato riconosciuto soprattutto che aveva un impegno sul territorio, che aveva un impegno nei confronti delle persone e chi insomma si è occupato dei temi più strategici di questa città, e quindi era riconoscibile anche nell'attenzione che ha dedicato alla città di Torino. Mi piace poi sottolineare il fatto che molte donne siano state elette all'interno del Consiglio Comunale. Credo che questo sia stato innanzitutto un segnale che il Partito Democratico, ma anche le altre forze politiche, hanno messo in campo, e i cittadini hanno riconosciuto nelle donne un valore aggiunto che deriva dalla capacità e dalla forza con la quale si porta avanti il nostro impegno. A proposito di donne, lunedì 25 ottobre si crea la squadra, il vice sindaco sarà donna, certo. Più di metà della squadra anche. E questo è un elemento importante. È molto importante. Il sindaco. Il ruolo di Gianna Pentenero? Il ruolo di Gianna Pentenero lo si deciderà nella squadra, così come si è deciso qualsiasi passaggio in questi mesi importanti per la città di Torino. Potrebbe avere un assessorato. Questo lo vedremo insieme con chi, insomma, innanzitutto col sindaco, con Stefano De Russo, e vedremo quale sarà la modalità migliore per far sì, come dicevo un attimo fa, che gli impegni che ci siamo presi con i cittadini possano tradursi in realtà, e quindi le competenze e le capacità di ognuno di noi
e delle donne che faranno parte della giunta e della coalizione, del consiglio comunale, e sceglieremo le persone che meglio potranno interpretare quello che sta scritto all'interno del programma. Quindi potrei essere prima aver intervistato un assessore o il adesso possiamo dirlo. Studio, c'è qualche domanda? C'è il direttore. No, diciamo che il tema delle donne è un tema che è stato sicuramente rimarcato più volte anche dai nostri commentatori qui in studio, e mi chiedo quale ruolo possa aver avuto nella campagna elettorale, se trova che ci sia stato una differenza nel interloquire con le donne da parte di Lo Russo rispetto ad a Milano. Rimaniamo anche da studio sul tema delle donne, e la differenza l'ha fatto anche come Lo Russo ha interloquito con le donne rispetto a Milano. Beh, credo di sì, credo ci sia stata, non è stato soltanto un aspetto formale la presenza delle donne all'interno delle liste, che appunto Stefano Lo Russo ha voluto in modo significativo, è stata una presenza sostanziale, un'interlocuzione forte, che ha riconosciuto in tutto il percorso della campagna elettorale, e credo appunto, con quello che si diceva un attimo fa, continuerà nei prossimi 5 anni. 5 anni che saranno davvero impegnativi, saranno 5 anni davvero importanti per la città e per tutto il territorio, perché è bene ricordare che questa sera festeggiamo il nuovo sindaco della città di Torino, ma festeggiamo anche il nuovo sindaco della città metropolitana, che ha la responsabilità su un territorio composto da 312 comuni. E quindi, come dire, quelle due auto che dovranno viaggiare insieme dovranno trovare anche lì una sintesi tra le persone che si occuperà di Torino e di città metropolitana importante, perché proprio perché avremmo di fronte appuntamenti significativi anche in termini di risorse, la capacità di progettazione, la capacità di programmazione condivisa sarà la vera forza, la vera cifra con la quale dimostreremo il cambiamento per Torino e la città metropolitana. Grazie Gianna Pentenero. Grazie a voi, buona serata. Noi la ringraziamo, e perché è stata in diretta con noi, come vedete in diretta, grazie mille. Grazie, ciao. Roberto, io invece ringrazio te e ringrazio Irene Carretta, che è dall'altra parte dell'obiettivo, ma comunque appunto entrambi per questo lavoro di oggi pomeriggio, lavoro importante che ci ha permesso di vedere veramente uno spaccato importante di ciò che ci stava capitando, quindi un lavoro esemplare, e ti ringrazio davvero a nome della redazione. Grazie a voi, noi chiudiamo appunto da Piazza Don Del Piano, che lo vedete, la festa continua, la certo. Festa durerà credo tutta la notte, sicuramente per Stefano Lo Russo, che è immerso dai selfie, insomma, impegnato in questa prima attività da primo cittadino, qua dei selfie, l'abbiamo perso di vista, ecco. Però l'abbiamo sentito prima, e io vi restituisco la linea, e a risentirci, e grazie, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie Roberto Monteriso, grazie Irene Carretta. Allora, a questo punto siamo davvero in conclusione, e abbiamo sentito i risultati, abbiamo ascoltato i commenti dei protagonisti coinvolti. Lunedì scopriremo la nuova giunta, sarà una giunta gran parte femminile, è stato detto. Dalle risposte di Gianna Pentenero possiamo intuire che potrebbe esserci un suo coinvolgimento, naturalmente poi tutti sono molto prudenti adesso, anche perché poi subentrano anche l'analisi delle varie forze politiche, insomma fare una squadra di governo di una città importante come Torino, ma comunque in generale è tutta una questione di stabilire le competenze delle persone, al tempo stesso però di pesi e contrappesi anche dei partiti, quindi insomma non è una questione facile, immagino che Lo Russo un'idea già ce l'abbia, però insomma il fatto che abbia già fatto capire che la vice sindaco sarà una donna, magari potrebbe essere la stessa Pentenero, ma lo scopriremo tra un po', queste sono soltanto appunto supposizioni, naturalmente. Sara Schiero, allora abbiamo parlato dell'astensionismo, cioè ci sono alcune riflessioni da fare, e poi volevo anche un tuo commento sul tema delle donne, che è stato più riportato, quindi tu come giornalista come vedi questa attenzione che è arrivata in questa fase? Tu hai seguito anche il nostro faccia a faccia, no? Sì, esatto, ma sicuramente trovo molto stimolante e interessante il fatto che in qualche modo nel tempo e negli anni si impari un pochino dagli errori fatti in precedenza, o perlomeno da quello che è stato un po' perso, no? Come attenzione. E il fatto di riuscire a riconoscere quelle che possono essere delle competenze alle donne e non in qualità di quote rosa o di presenza, mera presenza, penso sia assolutamente innovativa, e forse anche l'obiettivo che si devono porre le donne per prime, anche che lavorano comunque nel settore
oltre che agli uomini che in qualche modo debbano anche imparare a riconoscere proprio il ruolo femminile. Abbiamo come si diceva anche con la professoressa, io se posso mi trovo molto d'accordo con quello che era stato un po' il lancio, no? Un po' la provocazione della professoressa di oggi durante appunto la diretta di oggi elettorale, dove in qualche modo proponeva appunto questo tipo di lavoro. E la professoressa ha anche parlato chiaramente di assessorati importanti in mano alle donne, non che gli altri non lo siano, però diciamo che ci sono alcuni assessorati che tradizionalmente le pari opportunità, ad esempio nel caso del Comune di Torino non era così, ma le pari opportunità, i servizi sociali, la scuola tendenzialmente vanno un po' ad assessori donne, mentre invece altri considerati assessorati un po' più di peso, trasporti oppure il bilancio, ad esempio, che è fondamentale, e di solito insomma viene. Questo non è una verità di fede, però sicuramente mediamente viene così, dice, quindi non soltanto assessorati, ma è giusto, indipendentemente da una parte politica e l'altra, che siano assessorati di peso. Esatto, superare un pochino questo stereotipo, forse alzare l'asticella, ecco, provarci se non altro. Sì. Aperto un pochino già le danze, l'appendino con la sua presenza da sindaco, certo. Insomma, proseguiamo. Allora, siamo con conclusione, diciamo due parole sull'astensionismo, possiamo almeno ripetere soltanto il dato, perché... Sì, allora, per quanto riguarda Torino, l'affluenza è stata del 42,14%. Secondo i dati del Comune di Torino, lo diciamo più volte, che sono quelli comunicati ufficialmente dalla sala stampa del Comune di Torino. E poi un pochino è stato il fil rouge da che abbiamo iniziato la diretta, l'astensionismo è stato il protagonista di anche questa seconda tornata elettorale. Certo. Già lo è stato nella prima tornata elettorale, anche in questa seconda tornata è stato forse ancora più pesante. Ha avuto un peso importante e abbiamo sentito appunto anche i commenti del centrodestra, in modo particolare di Salvini, su questo tema. Siamo in conclusione, quindi non mi resta davvero che ringraziarvi per chi ci ha seguito dalle 3 del pomeriggio, per chi magari arrivando a casa dal lavoro ha acceso su GRP e ha detto vediamo com'è la situazione. Vi ringraziamo per la vostra presenza costante con noi e testimoniata anche dalla attenzione al nostro telegiornale. Io ringrazio chi c'è stato anche qui vicino a noi in regia, quindi Lorenzo Rapisarda, Simone Boasso e Martina Savi, che ha seguito l'aspetto della grafica. Sara Schiero l'avete sentita, e poi c'erano Roberto Monteriso, Irene Carretta, Stefano Pani e Andrea Boccaccioli. Grazie a questa squadra, perché appunto, come si è detto più volte, altrimenti non si va in onda, altrimenti non si fanno queste cose. Credetemi, una diretta elettorale di questo tipo è una cosa piuttosto impegnativa e siamo contenti di averla potuta offrire a voi, perché siamo convinti del valore sia dell'informazione locale, ma anche dell'aspetto dell'importanza della democrazia e del ruolo dei media all'interno della democrazia. Quindi speriamo di aver fatto un buon servizio a voi, cioè siete i nostri telespettatori, e poi anche appunto alla democrazia in quanto tale. Grazie ancora per averci seguito. Adesso si continua con i programmi di GRP, con la nostra serata, e noi ci rivediamo ovviamente per il telegiornale nella prossima edizione. A presto.